Assessore Granito, il 25 agosto, per fare un po' il punto della situazione dopo tre grandi appuntamenti della ricca estate procidana e per guardare oltre. Una prima riflessione, assessore, in particolar modo sulla giornata in cui c'è stata la commemorazione ai caduti in mare, anche con la partecipazione dei comuni Flegrei, di Bacoli e Monte di Procida. È stata un'estate bellissima, molto intensa, con grande partecipazione. Infatti il momento clou è stato proprio in occasione della commemorazione dei caduti, ed è stato bello per la prima volta fare questo gemellaggio con i comuni dell'area Flegrea, con Monte di Procida e Bacoli, che hanno molto in comune con noi. Noi ci sentiamo molto vicini culturalmente per questo nostro legame con il mare. È stato veramente bello soprattutto vedere una partecipazione giovanile. Infatti la lancia del nautico è stata protagonista del lancio vero e proprio della corona. Abbiamo recuperato anche una Iole antica, un Ottocon. La capitaneria c'è stata di grande supporto in tutto. È stata veramente una serata molto partecipata, anche quella della messa per i caduti in mare. Veramente fino adesso siamo riusciti, grazie alla partecipazione delle grancie, a garantire un'estate veramente molto calda e molto intensa. Ieri la Graziella, manifestazione storica, la 65esima edizione, grandissima partecipazione, soprattutto grandi emozioni. Non si vedeva una partecipazione così da anni, perché con il coinvolgimento un po' di tutte le grancie c'era proprio la tifoseria in piazza, quindi tutti quanti che scalpitavano per sapere la vincitrice. Da sottolineare un plauso personale a Raffaele Iovine e Elisa Barone, che hanno condotto una magnifica serata. Sono state coinvolte un po' tutte le associazioni, tutte le risorse locali. Caratteristica anche del concerto di stasera con Bennato. Stasera con Bennato, Procida diventa un po' il centro del Mediterraneo? Sì, ti ringrazio per questa cosa, perché è un po' il nostro obiettivo. Vogliamo riportare a Procida quella intercultura, quello scambio che ha sempre caratterizzato quest'isola, che è un'isola di mare. Noi vorremmo farla diventare veramente l'isola della cultura, la perla del Mediterraneo, grazie a un maestro come Bennato che ci ha concesso la possibilità di lavorare con i giovani. Il concerto di Bennato stasera sarà aperto dai giovani procidani, dai giovani musicisti, e poi ci saranno anche dei pezzi che faranno insieme. Benissimo, e per continuare, perché non ci si ferma qui con l'estate procidana, uno sguardo sui prossimi appuntamenti. Quest'anno è un anno un po' particolare, diciamo così, perché l'estate continuerà fino a novembre, perché la Sagra del Mare è l'evento capofila di una serie di eventi che rientra in un cofinanziamento della Regione Campania, che si chiama Itinerari a Procida. Questi itinerari infatti continueranno per ogni fine settimana, seguiteci, fino ai primi di novembre. Il prossimo appuntamento sarà con l'architettura di Procida, con i portoni aperti, una manifestazione storica molto seguita, molto importante. Bene, allora non mancheremo di visitare e stare qui ancora sull'isola di Procida, l'isola di Arturo, l'isola al centro del Mediterraneo. E noi saremo qui pronti ad aspettarvi e ad accogliervi come sempre. Bene, la ringrazio assessore e buonasera. Grazie.